La Befana ha portato nella calza del termo di calcio soltanto carbone e niente dolcetti, sconfitta ancor più amara di quello che in realtà dice il risultato finale che ha visto prevalere per 2-1 al Gino Canassa di Termoli la vigor Senigallia di mister Aldo Clementi. Una gara tra i giallorossi, oggi in divisa bianca e rossoblu, marchigiani agli ordini del signor Cavancini della sezione di Lanciano, che era iniziata quasi illudendo i tifosi termolesi che al terzo, su punizione sul vertice dell'area destra del il portiere ospite tirava a Cagliazza prendendo il palo in pieno. Il Termoli da quel momento è sparito dal campo per almeno 36 minuti, che appunto è stato in completa balia degli avversari, i quali nella loro prima azione partono in contropiede con un centrocampista e con la coda dell'occhio vede appunto smarcarsi Zalmarchi che penetra nella difesa giallorossa come se fosse un panetto di burro e beffa prima Siciliano con una finta e poi Buca Lombardo che sinceramente non poteva farci nulla. Era l'ottavo minuto del primo tempo e sono passati poi ancora 8 minuti e si arrivava al sedicesimo. Ancora una volta la difesa termolese, disposta come delle belle statuine in aria, immobili, ha fatto così in modo che il Senigallia e Zammarchi segnasse il suo secondo gol e conquistando la palla, bucando Lombardo per la seconda volta. Al 32esimo Carnevale butta nella mischia Esposito, influenzato in settimana, e anche lui a mezzo servizio fa sentire tutto il suo peso tattico. E così si arriva al 39esimo, il Termoli che torna sul pianeta Terra e un cross in aria dello stesso Esposito viene rimesso di testa quasi sulla linea di fine campo da Burzio. E questo pallone arriva a spiovere nell'area piccola, manca l'uscita il numero 1 marchigiano e in corsa arriva Cicignano che fin lì è stato molto incerto in difesa, che insacca per l'1-2 e ridà un po' di speranza al Termoli. Si va al riposo con sotto il Termoli di un gol. Nella ripresa, forse complice anche le urla di Mister Carnevale, abbiamo visto un Termoli sicuramente più deciso e un Senigallia che si rintanava per proteggere l'importante risultato. Ma ecco che in due occasioni Burzio si erge a protagonista in negativo, mancando ottime occasioni per il pareggio. Si arrivava così al 18esimo e gli capita proprio a 2 metri dalla porta avversaria un pallone che chiedeva solo di essere messo in rete. Purtroppo Burzio sciupa clamorosamente l'occasione, mandando la palla sul fondo. E si arrivava poi al 25esimo. Qui il Termoli davvero è stato molto sfortunato. Dopo una punizione, quasi un corner corto battuto sulla destra dello schieramento difensivo del Senigallia, batte il solito Esposito, pallone a spiovere in aria. Arriva Cagliazza, che aveva già preso il palo nel primo tempo, colpisce benissimo di testa, fa gridare tutti al gol, ma invece la palla esce sul fondo di un non nulla. Non succede più nulla nemmeno nei 5 minuti di recuperi dati dal direttore di gara. Altra brutta sconfitta che sicuramente crea apprensione in casa termolese, anche se nessuno ha intenzione di abdicare anticipatamente. Ma una cosa è certa, se non si cambia subito registro, non si potrà andare da nessuna parte. Il Senigallia ha vinto con il minimo sforzo nel primo tempo, nel secondo ha controllato, anche se in un paio di occasioni ha rischiato tanto, ma se non è caduta, più per demeriti del Termoli che per meriti propri.